Il secondo punto fondamentale del fine complessivo dell'umanità si riferisce alla produzione di un ordinamento puramente giuridico fra gli uomini, dei cittadini in uno Stato e degli Stati fra loro, affinché l'intera umanità formi al fine un unico Stato, retto e ordinato, secondo le eterne leggi di giustizia della ragione. Ora importa soltanto determinare la sentimentalità e il modo di pensare dell'autentico massone, mediante i quali egli coopera alla produzione di questo fine principale dell'umanità. Ciò posso fare in breve e con precisione nella forma seguente. Il rapporto che passa ai suoi occhi tra il fine terreno e il fine eterno è per lui identicamente il rapporto del fine presente e prossimo dello stato in cui egli vive al fine terreno dell'umanità intera. Come ogni cosa terrena per lui significa soltanto l'eterno e solo per questo eterno di cui egli riconosce in essa la spoglia mortale, ha valore ai suoi occhi, così per lui tutte le leggi e gli ordinamenti del suo stato e tutte le circostanze del suo tempo significano solo l'intero genere umano e soltanto all'intero genere umano si riferiscono e unicamente per questo hanno valore e significato. Ma pure non crediate che per tal modo l'uomo perfettamente colto sia sottratto al suo stato e votato ad un pigro e freddo cosmopolitismo. All'opposto, egli diventa in forza di questo sentimento il più perfetto e il più utile cittadino dello stato. Allo stesso modo, cioè, che nei riguardi della regione, nonostante che il suo sentire sia tutto immerso nell'eternità, la sua forza è tutta quanta consacrata alle cose terrene. In questo modo, nei riguardi della legalità, l'intera sua forza è votata al suo stato, alla sua città, al suo impiego, a quel determinato lembo di terra dove ora appunto egli vive, nonostante che il suo sentire si estenda al tutto. Nell'animo suo, amor di patria e sentimento cosmopolita sono intimamente congiunti, anzi, stanno entrambi in preciso rapporto. L'amor di patria è in lui l'azione, il sentimento cosmopolita e il pensiero. Il primo è il fenomeno. Il secondo è l'interno spirito di questo fenomeno, l'invisibile nel visibile. Allo stesso modo che una religione, la quale voglia sussistere per se stessa, è nulla e vana e perfino ridicola, così un cosmopolitismo che voglia sussistere per sé medesimo ed escluda il patriottismo è vano, nullo e pazzesco. Il singolo è niente, dice questo cosmopolita. Io penso, mi preoccupo e vivo soltanto per il tutto. Questo deve migliorare, su questo si debbono stendere ordine e pace. Bene, ma com'è possibile accostarsi a questo tutto con i benefici sentimenti? È dunque il tutto alcunché di diverso dalle singole parti congiunte nel pensiero? Dunque può, in un certo modo, esservi un miglioramento nel tutto se non comincia ad esservi un miglioramento in una qualche singola parte? Ma allora, prima diventiamo noi stessi migliori e poi cerchiamo di render migliori anche i nostri vicini, di destra e di sinistra.
Dopodiché, io penso che il tutto è certamente divenuto migliore perché ha uno o due o tre individui che sono in esso diventati migliori. Questo è riconosciuto dal massone. E perciò il suo cosmopolitismo si manifesta per mezzo della più poderosa attività in pro di quel determinato posto nel quale egli sta. Comunque poi possano essere costituite le leggi civili alle quali egli è soggetto, e per quanto profondamente egli possa scorgere la loro manchevolezza, pure obbedisce loro come se fossero espressioni della pura ragione, perché sa che legge e costituzione, anche se manchevoli, sono pure meglio che niente, che le leggi difettose sono di preparazione ad altre migliori e che nessun singolo può mutare o sopprimere in esse alcunché senza il consenso di tutti. Mentre poi, con la solita tacita disobbedienza, nessuno assolutamente le può togliere di mezzo. Solo quando le imposizioni che gli fa il suo Stato sono esattamente e indiscutibilmente contrarie a giustizia, allora si capisce senz'altro che egli non si assuma di eseguirle, anche se dovesse per questo andare in rovina. E ciò anzi nemmeno come massone, ma come semplice uomo di retto carattere. A parte quest'unico caso, qualunque siano gli obblighi e gli scopi di uno Stato, e per quanto essi possano essere arretrati in confronto di ciò che, come di gran lunga migliore, dovrebbe accadere secondo la sua opinione, egli, tuttavia, li esegue con tale cura e con tale dispendio di forze come se non avesse altro da fare, perché si trova ormai a non aver nulla da ordinare ma solo da eseguire, e sa che nello svolgersi del tutto è fatto conto anche sulla sua obbedienza. Salvo che egli è in ciò diverso da coloro che obbediscono per timore o guadagno o consuetudine, in quanto fa ogni cosa per il bene dell'universo e per amore di questo.